compleanno ultracentenario nella città della fortuna. A spegnere ben 101 candeline oggi è Bianca Zandri, moglie di Enzo Berardi, il fondatore della musica Rabita, e madre di Alberto, vicepresidente della Fondazione Carifano e storico del Carnevale. La signora Bianca è giunta a questa veneranda età mantenendo una sorprendente lucidità mentale. È una persona attiva, allegra e vivace. Fin da giovane ha abitato in questa casa, in via Giordano Bruno a Fano, ha sempre svolto una vita laboriosa in Filanda e dedicata alla famiglia. Signora Bianca, innanzitutto come va la salute? Poco. No, non un granché. Ecco, però oggi è un giorno importante. Sono arrivata fino a Umbo, comincio un'altra volta. Comincia un altro secolo. Senta, ma ci racconti come trascorre le sue giornate? Adesso poco, perché sto un po' di fuori quando c'è il sole. Se no, qui in poltrona cammino poco. Cucina ancora? No. No, niente. Non mi fa fare niente questo. Non mi fa fare niente. Quando festeggerà? Oggi domenica. Già vediamo pasticcini. Domenica. Allora, cioè, ma viene qualcuno domenica? Perché dopo oggi c'è chi lavora, i bambini con la scuola. Io sono matta per i bambini. Allora ho qualche nipotino, qualche bambino. E allora sono contenta, dice mio figlio, allora facciamo domenica. Ci dica, lei ha vissuto e anche cresciuto tante generazioni, no? Come è cambiato il mondo? Ecco, c'è qualche consiglio che può dare anche ai giovani? Per me è tutto cambiato. A posto di quanto vedo quelle cose in televisione, tanto chiudo gli occhi, perché non mi fa vedere quelle robe lì. Ma è vero che lei guarda anche Fano TV? Sempre. Quanto posso vedere il giornale, il rosario, la messa, tutto gli può. Ieri sera ha detto che ha guardato i comici. Sì. Insomma, le tengono compagnia. Sì, ieri sera, però mi piaciuto più l'altra volta, con i vecchi. Dopo averci raccontato parte della sua giovinezza, vissuta tra momenti tristi e difficili, Bianca ha ricordato le giornate passate in compagnia di suo marito, nominato fra l'altro Cavaliere della Repubblica e intestatario di una scuola nel quartiere Sant'Orso. Era molto allegro, con lui a posto, io con lui non avevo paura di niente, perché lui sapeva far tutto, quel che succedeva, non c'era nessuna paura, lui niente, fischiava dalla mattina alla sera. Passa Berardi vuol dire che è ora di alzarsi. Invece mi diceva, te vedi tutto nero, è vero, io sarà le disgrazie che ho avuto da bambina, che non ho conosciuto. E allora sono rimasta sempre così. E vedo tutte le robe, quelle belle, i bambini. E allora quando c'ho i bambini basta. Ma se no, capito, non è che ho avuto i nipoti, però tutti i bambini qui intorno sono passati qui. Tutti da qua. Me, tutti. Insomma dai, una bella soddisfazione, motivo di orgoglio. Sì, quello, il orgoglio mio è quello. Allora noi le facciamo davvero tantissimi auguri di buon compleanno. La ringrazio molto. Ciao! Ciao, auguri a tutti.